Quando vuoi partiamo, eh? Geringo. Ciao ragazzi, tutto a posto? O meglio, ciao a Rocco Maurizio Naquerio. Come volete voi. A parte che di sogni ne ho tantissimi ancora adesso, penso che l'uomo che non sogna, a me diciamo, è un pirla. Bisogna sognare un po', perché insomma non siamo nati solo per vivere, fare figli, lavorare, tentare, soffrire, gioire. Io penso che siamo nati anche per sognare. Forse anche, può essere anche un mio difetto, a volte ho sognato un po' troppo. E tra il sogno e la realtà c'è di mezzo veramente un abisso. Chiaro, quando ero ragazzino avevo dei sogni nella musica, buona parte li ho... ci sono riuscito, insomma, a toccare questi sogni. Ne ho altri e sto ancora lavorando. Diciamo che la mia è una continua ricerca dei sogni. E tu hai avuto esperienze all'estero, hai fatto 5 anni in America, hai fatto gli giochi, hai fatto un po' di tutto, insomma... Sì. Proprio uno da fuori sembra proprio uno che la vita la prende e se la zanna, ok? Però io vorrei un po' sapere la parte più fragile di questo sogno, nel senso di questa la vita. La parte più facile sono le cose che tu hai menzionato, perché mentre tu parlavi io pensavo un po' a quello che si combinato anche nella vita. Non è facile, perché mi dispiace, perché leggo ancora queste sofferenze nelle mail che mi arrivano, nei messaggi che mi arrivano su Twitter, su Facebook. Ormai con questo aggeggio qua c'ha un po', fa parte della nostra vita, no? In due secondi controlli Instagram, vedi che foto chi ha, e tutti quanti a volte mi dicono: io voglio fare il tuo lavoro, sto studiando come tecnico di giochi, regia, sono un chitarrista, sono un bassista. È chiaro che il 99,9% sono mail, messaggi di sofferenza, perché non si arriva al successo, a quel successo inteso come quello di vivere del proprio lavoro. I ragazzi ci rimangono male perché abitano lontano, sul cucuzzo di una montagna calabra o di Bolzano, città che non offrono questi sbocchi magari come Milano, Roma, per chi ama la musica o il cinema magari. Io nasco come batterista, come musicista in una band, volevo fare la rockstar, ma non ci sono riuscito. Ho lavorato svoltando nella musica, facendo un po' di sgiochi, facendo da giovane mille altri lavori, il garzone, un centro di bellezza, una fabbrica, scaricatore di camion, a Londra lavoravo in un pub, lavavo boccai di birra, io non bevo alcol. Ma ho letto che avevi fatto anche il parrucchiere a Londra. Certo, no, a Londra, a Milano per un periodo, in un centro di bellezza chiamato Air for Heroes, passavo bigodini, forcino, le ho provate un po' tutte. Cercavo di stare magari a imparare i lavori abbastanza comodi. Perché ho provato anche a fare il tornitore per un periodo in fabbrica, sono scappato via, ho fatto dei lavori disparati, perché comunque quando facevo di gioco a 14 anni non avevo i soldi per comprarmi i dischi, dovevo fare altri lavori per poter permettermi di comprare dei dischi, dare i soldi a mia mamma, lo stipendio, e mettere la miscela nel mio motorino, nel Ciao. Una volta bastava 1000 lire, mettevo 2 litri di miscela, stavo tutta la settimana col Ciao, erano altri tempi, adesso che ci compro? Vabbè. Quindi piano piano, poi sono stato a Londra un anno, ho vissuto il punk, sono stato a Los Angeles 5 anni, nel rock anni 80, ho vissuto lì, insomma non è facile, e alla fine ma rischi di bruciarti, di rimanerci male, a me fa male vedere tutte quelle mail che arrivano di gente che soffre, che non riesce a... C'è anche a dire che buona parte non si impegna, come dice nelle mail, a volte una piccola polemica la voglio aprire, critica, molti mandano mail, guarda canto, guarda, dico, sono più belle le foto che fanno, perché se fanno tipo i modelli, poi senti le canzoni non sono granché, quindi da un lato il giovane deve imparare anche a capire cos'è la qualità della foto, della musica, dell'arte, la qualità del cantare in inglese con un accento maccheronico italiano orrendo, cioè devono imparare anche la qualità, con i parametri della qualità. Non soltanto chiede, però voglio dire, in linea di massima il giovane soffre. È quasi indispensabile spostarsi per cercare di realizzare. Cioè, nel senso, Saturnino, che abbiamo visto anche prima, mi dice: alla fine, se vuoi fare la musica devi stare a Milano. Nel senso, è inutile che fai 10.000 volte più fatica se stai nel tuo paesello, quando magari hai dei numeri, vieni a Milano, o magari non li hai, però ti metti a confronto o cresci. Questo è il dilemma.
che affligge l'Italia da tempo in meno. Purtroppo non ce l'ho con tutte le altre città d'Italia, nel senso che offrono poco magari per quel tipo di lavoro, cioè la musica, il cinema, l'arte, anche se poi abbiamo delle città che a livello culturale e artistico sono dei patrimoni incredibili in Italia, con vedute allucinanti del Medioevo, palazzi, chiese, affreschi, arazzi, cioè chiaro che l'arte contemporanea magari è un po', paga un po' di più delle altre. Voglio dire, anche per studiare quello magari veniva a fare l'Accademia di Brera. Chiaro che Milano o Roma offrono di più, questo è poco ma sicuro. Certo che sarebbe bello, è anche colpa un po' delle istituzioni, dei politici che non aiutano molto i giovani da questo lato. Cioè, faccio un esempio per capirci, se vado a Londra all'ufficio di collocamento e dico buongiorno, sono Rocco Papaleo e sono la chitarra, sono disoccupato, a Londra con massimo rispetto dico, compilano la lista, dico va bene, lei la chiameremo appena c'è qualcosa di pronto, lei tanto ci dica vorrebbe suonare in un'orchestra, in una band, ecco, vieni rispettato, vieni catalogato e poi ti chiamano quando c'è un'occasione. Se vai qua all'ufficio del collocamento italiano, dici a Milano sono disoccupato, cosa fare, suona la chitarra, ma lavora a Barbun, no? Cioè, non si è neanche preso in considerazione, cioè questo è un po' un problema anche di base, di fondo, su quello che è la nostra cultura. Il movimento è necessario, no? Cioè il tuo. Il movimento è necessario, no? Il pellegrinare sta un po' nel DNA dell'artista. Gli stessi attori di New York e di Los Angeles fanno l'Accademia a New York, l'Actor Studio, poi vanno a Los Angeles, poi provano in Europa, provano una fiction. Cioè, non puoi star fermo in un posto. Pochi nascono a Los Angeles, hanno colpo di culo e a Los Angeles diventano attori. La maggior parte degli attori sono di Baltimora, di Boston, no? Come anche nel rock, molte band, sì, come gli Aerosmith o tante altre, non sono di Los Angeles o di New York. Sono andate a Los Angeles perché lì gravitano tutte le case discografiche e le case cinematografiche. Quindi, come vedi, anche loro si sparano magari 5 ore di aereo, perché essendo di Boston vanno a vivere a Los Angeles. E magari le giovani band anche in America non hanno soldi all'inizio per potersi mantenere. Cioè tutti comunque devono affrontare un sacrificio, questo è poco ma sicuro. Non solo sacrificio fisico e finanziario, ma sacrificio proprio mentale. Ma dopo, dimmi quando è stato il primo no basta, io non ci sto, provo a fare questa cosa qua. E poi voglio capire quando tu hai detto, una mattina ti sei svegliato e hai detto, oh io cazzo, cioè sono sulla strada, la sto percorrendo, poi vediamo cosa porta, è un altro discorso. Beh, per me erano altri periodi, altri tempi, gli anni 70, io ero adolescente negli anni 70. Ho fatto la terza media, non mi vergogno a dirlo, quel periodo ti poteva offrire qualcosa alla vita, cioè imparare un mestiere era qualcosa di tangibile, di concreto. Adesso non avere un mestiere per le mani si barcolla, quindi ragazzi andate a scuola, cioè bisogna imparare qualcosa. All'epoca io potevo permettermi con 50.000 lire di comprarmi l'Interrail, che era un biglietto dei treni, 5.000 km in Europa, dove volevi. A volte alcune tratte le facevo in autostop. Come fa un giovane adesso a 14 anni ad andare via dall'Italia, andare in Inghilterra da solo e fare un autostop? È anche pericoloso. Erano altri tempi, queste cose si potevano fare, adesso i tempi sono cambiati, bisogna prepararsi, bisogna studiare. Io negli anni 70, fine 70, qua in Italia mi stava stretta l'Italia, a Milano, c'erano le Brigate Rosse, c'era quasi, non si poteva uscire la sera, c'era il coprifuoco. Ti sbagliavi una giacca o un vestito, ti sprangavano per strada. Se avevi i capelli lunghi ero un hippie, se avevi i capelli corti ero un sambabilino, uno skinhead. Quando io tornai da Londra nel 78-79 con la cresta e i capelli punk colorati mi picchiarono prendendomi per nazista, perché avevo il giubbotto, il chiodo era visto come immagine nazista. La polizia mi fermava e mi chiedeva i documenti, mi guardava come un alieno. Ai concerti qua a Milano tiravano le Molotov. Hanno bruciato il palco di Frank Zappa, hanno bruciato il palco di Santana, a Parco Lambro, concerti pesanti dove arrivavi col vestito sbagliato ti scontravi con la polizia o con gli autonomi. Erano anni di piombo, insomma, e io a me stava molto stretto questo. A me andai militare nella FOG, nel paracadutisti, andai in Libano, poi tornai da quella missione e mi stava stretta l'Italia. Avevo conosciuto degli americani in Libano che andai a trovare in America, a Los Angeles, il classico amico che ti invita, vieni a casa mia, e da lì
ci rimasi 5 anni, poi avanti e indietro con l'Italia, ma lavorai lì. E là cosa facevi? Là facevo disc jockey, avevo 1000 dischi, sai, 12 inches, cioè i mega mix che lì non avevano. Difatti avevo Depeche Mode, avevo Human League, Kraftwerk, avevo la nuova inglese che lì, adesso tutti i dischi li scarichi, li trovi subito, all'epoca non c'era internet, quindi arrivai con 1000 remix e mi impossessai il mercoledì, il giovedì facevo delle serate a tema chiamate British Invasion. Avevo anche dell'ottima clientela, veniva Tommy Prince, Tom Petty, gli attori di Hollywood, ma la passavo bene. Gnocca go go. Si è tornato in Italia. Tornato in Italia, 86 aperto. Lì comunque lì, ormai DJ. Cioè, sì, sì. Il salto è stato... Io ho sempre fatto il disc jockey, ho iniziato 14 anni. Sì, no, però capisci però, che a 14 anni grido... lo prendi in un modo, nel cuore. No, lo prendi in un modo, lo prendi anche in quel posto perché non guadagni la lira. È ovvio. Cioè, però quando, dopo quando l'esplosione ho avuto... Quanti ne avevi? Avevi 20 anni? Sono le 60, 86 in Italia. Sono tornato a Milano nel 86, incontro dei miei amici, vecchi amici che sono Giorgio Mandaccini, Roberto Galli, facciamo una riunione al bar Tre Gazzelle in corso Vittorio Emanuele a Milano e non avevo neanche i soldi per pagarci la Coca-Cola quella sera. E decidemmo di fare un nuovo club, no? E dico io ci sto, ma io faccio lo stile di Los Angeles. E feci il primo rock club italiano nel 86 che era il Synthesis in San Babila. Poi ci fu esplosione, grande successo e ci prendemmo l'Hollywood. Lì come pubblica nazione fondamentalmente, sì. Ci prendemmo l'Hollywood che poi è diventato l'Hollywood. Esploso l'Hollywood, famoso in tutto il mondo, l'etno rock, dai Beastie Boys, eccetera, eccetera. 91-92 andai a 101 Network, Radio 101. Tu la girate un sacco di radio. Chiamato da quello che è un po' il mio mentore radiofonico, Gigi D'Ambrosio, che mi sentiva all'Hollywood, ho detto sei una potenza di mettere i dischi in radio, e lì poi aprimmo Rock FM a Milano. Ero da solo con un tecnico chiamato Roccia, che ci montavamo tutte le 24 ore da soli. Andai avanti così per un po' di tempo, finché la radio esplose, e chiesi all'Angelo Borra, che era il padrone di 101 all'epoca, di far diventare Rock FM un network. Per me era un'idea grandiosa, era un network rock diventa una bomba, ma lui non mi credette. Allora mi incazzai e me ne andai a 105. Fare un programma rock, disco lancio e tanti altri programmi, Revolver. Insomma, poi alla fine, finalmente Alberto Azza, il mio editore attuale, quando ritirò a Fiori Quattrini il fallimento di quella radio che era... Vabbè, non parliamo di fallimenti, non è carino. Comunque, Play Radio, della Gazzetta, la comprò e dice, cosa facciamo? Facciamo un vecchio sogno che è dai tempi di Rock FM, voglio fare, facciamo una radio network rock. Lui mi ha ascoltato, ha avuto fiducia, lo ringrazio, e da lì insieme alla compagnia di una banda di pazzi è nata e c'era Francesco Migliozzi, che... tanti altri miei colleghi, è nata Virgin Radio e poi Virgin Television. E i prossimi sogni? Coltivare tante emozioni, la musica, l'arte, il cinema, insomma ognuno ha un'emozione. Tu perché l'attore? Sì, ho fatto tre partecipazioni in tre film, ma mi diverto, io quando mi chiamo, quando posso vado, faccio queste cose per sperimentarmi, come mi sento impresso anche dalla televisione, mi sento impresso anche ai film a volte. Il mio sogno, per esempio, il prossimo sogno è fare una colonna sonora in un film. Per il cinema italiano non me ne fregherebbe molto di fare una colonna sonora, sinceramente. Io anche un film alternativo, ma americano. Non mi piace il cinema italiano, tutto questo accento romanesco. Sono tutti così i film. Ciao bello, il mio sogno è stare con te, ti voglio bene, il nostro amore è lunghissimo. Parlano tutti così gli attori nel cinema italiano. Cos'è il tuo rock? Il rock è la musica che mi fece scoprire mio padre, i miei zii, io ero ragazzino, loro erano dei Teddy Boys a Milano, il jeans, la moto, e arrivavano i primi dischi in vinile, io prendevo i dischi in vinile di mio padre, 78 giri, poi 45 giri che mettevano il geloso a pile, il mangiadischi, e sentivo queste sonorità, papà chi sono? Mi diceva, questi sono Johnny and the Pirates, questo è Elvis Presley. Ah, ma papà, ma si mette la brillantina come te, il mio zio, cioè. E da lì rimasi folgorato da questo ritmo forsennato del rockabilly, del rock and roll. Gene Vincent, Eddie Cochran. Il punk?
Il punk, quando divenni adolescente, quel ritmo aumentò, il distorsore aumentava, il suono aumentava, e lo trovai, finalmente trovai la mia essenza a Londra, cercando, facendo finta di studiare l'inglese, sentii i primi gruppi punk, tipo i Chelsea, Boys, UK Subs, Sham 69, The Saints, e poi i più famosi Sex Pistols, Clash. Tu sulla nostra prima frase che ti abbiamo chiesto per il giornale avevi detto make my day punk, tu sei punk dentro. Sì, penso che morirò con quello spirito. Quello spirito lì. Certo, sì. Ciao, sono un ragazzo, domani scopro il mio sogno. Il mio sogno è lavorare per la musica, con la musica, lascia stare la radio, il gruppo, ok. Dimmi che cosa devo fare. Intanto, a differenza mia, non fate l'errore di fare musica e non aver studiato musica, studiatela. Saper suonare la chitarra potrebbe essere un vostro segreto. E invece adesso ho 30 anni e scopro che nella vita io voglio fare un lavoro con la musica. Che cosa faccio? Faccio il bancario. Molla la banca? No. No, 30 anni, ma è difficile, secondo me ci vuole la preparazione anche di quando sei ragazzino, quegli anni. Non hai più tempo di sperimentare 30 anni come li hai 14. Quindi abbandono il mio sogno? No, abbandonarlo, però tieni sempre il piede in due scarpe. In questo momento forse. In questo momento qua sì. L'Italia è un po' così altalenante, quindi. Va bene. Mi dici un tuo segreto in generale? Può essere un segreto per fare un buon panino, può essere il segreto per far ripartire la moto quando non funziona, può essere. Un tuo segreto che tu diresti a tuo cugino o a tuo nipote, quei segreti che restano sempre detti, consigli utili che ti servono a volte nella vita. Ecco, il segreto è, lo dico anche, mi rivolgo ai giovani là fuori, i teenagers, gli adolescenti. In Italia vedo che ultimamente non si viaggia per nulla, il giovane ha paura di uscire dall'Italia, prendere il sacco a pelo in spalla, lo zaino e viaggiare. È un grave errore, la cultura si fa viaggiando, tanta cultura, impari tante cose, impari le lingue, impari i sapori, i colori dell'estero, di quello che sono le altre nazioni, impari come muovono le mani le donne all'estero, gli occhi, come baciano, come fanno l'amore all'estero, tante esperienze che ti porti via. Poi quando torni non si butta via nulla, è un bagaglio culturale di enorme peso, e quando hai viaggiato tanto puoi imparare tante cose, la musica, l'arte, la politica, magari ti trovi anche la moglie all'estero, perché no, le lingue. Quello è un segreto che tutti dovremmo aver detto, viaggiare, 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 conoscere il mondo. Questo è il progetto 9. Bello, mi piace la carta, un po' tipo le vecchie fanzine anni 70. Progetto 9, ragazzi, grazie di questa opportunità, mi avete dato spazio, spero che le mie parole vi siano piaciute, vi possano essere di ottimo spunto per delle idee, per dei sogni che avete. E viva la musica e viva il progetto 9. Da parte di Rimo, I love you.